Con la rivoluzione industriale, ci avevano promesso un futuro, in cui la tecnologia avrebbe dispensato l'uomo dal lavorare. Così ognuno di noi sarebbe stato libero di seguire i propri sogni e le proprie aspirazioni. Invece oggi, le persone lavorano, anche 10 o 12 ore al giorno, con sempre meno diritti e tutele, per ricevere una paga sempre più misera. Ci hanno manipolato così profondamente, che chi possiede un lavoro, spesso degradante, debba comunque ritenersi fortunato. Il lavoro è considerato un lusso, invece è un nostro diritto costituzionale. Il lavoro non nobilita l'uomo, ma lo schiavizza sempre di più. Oggi le persone non hanno più le catene ai polsi, ma non per questo, sono meno schiave. La schiavitù del XXI secolo non si ottiene con la repressione e la violenza, ma con il ricatto economico. O fai quello che ti viene ordinato, oppure sarai licenziato, senza possibilità di appello. O fai quello che ti viene ordinato, oppure andrai in default. L'aumento delle disuguaglianze sociali. Il controllo indiscriminato. Il predominio dell'economia sulla politica interna degli stati. La segretezza con cui vengono condotti i trattati, TTIP e TISA, ci stanno portando sempre più velocemente verso una deriva autoritaria. Ma che si tratti di un disegno ben preciso, perpetrato da élite occulte. Massoni. O illuminati. Oppure, sia soltanto l'espressione più bieca e amorale della natura umana. È assolutamente necessaria una presa di coscienza da parte di tutti noi. Il mondo siamo noi. E solo da ognuno di noi può partire la scintilla necessaria ad alimentare una rivoluzione delle coscienze. L'unico potere che conta veramente, il solo che può fare la differenza, è quello di cambiare noi stessi, colmando le differenze che ci dividono. Il nostro futuro dipende dalle scelte che facciamo oggi. È importante, sia per noi che per le future generazioni.